Benjamin Franklin, un uomo che visse un'esistenza eccezionale perché era un uomo eccezionale. Scienziato, filosofo e diplomatico al tempo stesso, sbalordì il suo secolo e giocò un ruolo di prim'ordine nella lotta per l'indipendenza degli Stati Uniti. Il padre, emigrato in America nel 1683, si era stabilito a Boston. Boston a quell'epoca era una città giovane e in pieno sviluppo. Fondata un secolo prima, divenne un centro intellettuale e al tempo stesso il focolaio del puritanesimo nordamericano. Benjamin nacque nel gennaio 1706 nella casa dei suoi a Milk Street. Giovanissimo si interessò a tutti gli argomenti scientifici. Mio padre mi conduceva con lui per osservare carpentieri, muratori e calderai al lavoro, per capire le mie inclinazioni e applicarle in qualche mestiere. È col mestiere di tipografo, appreso nella piccola tipografia di suo fratello James, che Benjamin affronta la vita. All'età di 17 anni lascia la famiglia, passa per New York e si stabilisce a Filadelfia, dove si guadagna la vita esercitando appunto la professione di tipografo. Anche Filadelfia, come Boston, era una città giovane, mezzo secolo di vita, si ingrandiva ogni anno di più. Questa città segnerà una svolta in tutta la sua vita. Dopo essere stato a Londra per perfezionarsi nel suo mestiere, torna a Filadelfia, diventa proprietario di una tipografia e si sposa. Ai giorni d'oggi, città moderna e attiva, Filadelfia non ha dimenticato la lezione del passato. È qui, infatti, che fu firmata la dichiarazione di indipendenza ed è qui che suonò la campana della libertà per annunciare al mondo che le colonie americane avevano deciso di separarsi dalla madre patria. Gli affari di Benjamin Franklin prosperano. Direttore delle poste, scrittore, tipografo, uomo politico, fonda la prima biblioteca di Filadelfia e un circolo chiamato La Junte, che annovera tra i direttori un medico, un botanico, un geografo, un matematico, un ingegnere e un filosofo. La sua pubblicazione più importante è l'almanacco Du Bonhomme Richard, che raggiunge un vasto pubblico. Impiega i momenti liberi che gli lasciano le sue molteplici attività per condurre ricerche sull'elettricità e nel 1750, con un aquilone, riesce a dimostrare la natura del fulmine e del fluido elettrico e inventa il parafulmine. Ma la politica lo preoccupa. Gli stati americani, oberati dalle tasse inglesi, prima protestano, poi si ribellano. Franklin si reca a Londra per difendere gli interessi dei coloni americani, ma gli eventi precipitano e una rivolta scoppia a Boston. È il 1770. I soldati sparano e uccidono 5 manifestanti. Da quel momento i patrioti cominciano a riunirsi regolarmente a Faneuil Hall, che in seguito verrà chiamata la Culla della Libertà. Il 16 dicembre 1773, la popolazione di Boston, nuovamente in rivolta, getta in mare l'intero carico di tè di 3 navi inglesi. Franklin torna dall'Europa. Scoppiata ormai la guerra tra gli stati in rivolta e l'Inghilterra, viene eletto presidente del Comitato di Salute Pubblica. Con Jefferson e Adams prepara la famosa dichiarazione di indipendenza che rende inevitabile la secessione degli stati americani. Il 4 luglio 1776 l'accordo sul testo della dichiarazione è raggiunto e l'8 luglio, a mezzogiorno, davanti allo State House a Filadelfia, una folla di cittadini ne ascolta e acclama la lettura. I primi 13 dei futuri Stati Uniti d'America hanno dichiarato la secessione. Il 18 luglio la dichiarazione di indipendenza viene letta a Boston davanti alla folla radunata. Sono nati gli Stati Uniti d'America. A Filadelfia il congresso è riunito in seduta permanente. Il congresso invia Benjamin Franklin a Montreal per tentare di ottenere l'adesione del Canada. Dopo un lungo e faticoso viaggio attraverso le province del nord degli Stati Uniti, Franklin cerca di condurre a buon fine la sua missione, ma l'accoglienza che incontra è deludente. Appena usciti dal lungo conflitto contro l'Inghilterra, i canadesi, disgustati dalle dichiarazioni estremiste di alcuni fanatici protestanti americani, rifiutano l'alleanza.
Franklin abita in questa casa durante i suoi infruttuosi negoziati. Al suo ritorno da Filadelfia è inviato in missione a Parigi per cercare presso i francesi l'appoggio indispensabile alla riuscita della lotta per l'indipendenza americana. Parte e sbarca a Doré nel dicembre 1776. Franklin ha ormai più di 70 anni, ma cosciente dell'importanza della sua missione, sfidando gli incrociatori inglesi, attraversa l'Atlantico e il 20 dicembre 1776 arriva a Versailles. Dopo il suo sbarco in Francia, il viaggio prosegue trionfale. I francesi ammirano Franklin. I filosofi vedono in lui un modello. Conoscono la maggior parte delle sue opere tradotte in francese. Gli scienziati si appassionano alle sue ricerche sull'elettricità e per la gran parte dei francesi, Franklin è l'inventore di un'infinità di cose pratiche e utili, come il parafulmine, una rivoluzionaria stufa a legna, le lenti bifocali, la sedia a sgabello, ma soprattutto appare loro come un apostolo della libertà. Si stabilisce prima a Parigi, poi, poco dopo, a Passy. Abito in un bel villaggio a mezzo miglio da Parigi, in una casa con un grande giardino per le mie passeggiate. La casa è una dépendance dell'hotel Valentinois, messa a sua disposizione da Jacques Leray de Chaumont. Vi farà installare subito un parafulmine. Le sue opere hanno contribuito a renderlo famoso. I salotti parigini si disputano la sua presenza. Non si parla che di lui, da Madame Geoffrin o da Madame Dudevant. A Filadelfia, Franklin era un importante membro della locale loggia massonica. A Passy diviene membro della loggia delle Nove Sorelle, dove accoglierà ben presto anche Voltaire. In visita al vecchio filosofo ormai morente, gli presenta suo figlio, che Voltaire benedice dicendogli: «Ragazzo mio, ricordati sempre queste due parole, Dio e libertà». La popolarità di Franklin è immensa. Gli artisti si battono per fare il suo ritratto. Gauquin il giovane, Fragonard, Duplessis, Caffieri, Houdon, che fece questo busto. E Suisan, questa statuetta, lo usano come modello. Ma la guerra in America si trascina con alti e bassi e la Francia, che si è schierata in favore dei patrioti americani, vede partire i volontari ogni giorno più numerosi e fieri di servire la causa della libertà. Il ministro Vergin, che ha fiducia in Franklin, è favorevole all'intervento della Francia in favore degli Stati Uniti. Armi e volontari lasciano i porti francesi per il nuovo mondo. Nel dicembre 1777, per gli americani, è la prima grande vittoria della battaglia di Saratoga. Il 6 febbraio 1778 è finalmente firmato il trattato d'amicizia e di commercio, in virtù del quale la Francia prende solennemente l'impegno di aiutare gli Stati Uniti d'America ad ottenere l'indipendenza. Il 13 marzo Francia e Inghilterra sono in guerra. E il 20 marzo Luigi XVI riceve ufficialmente i commissari americani. Mentre la guerra continua accanitamente. Washington comanda le truppe americane e conduce la guerra in terraferma. Il 13 giugno 1777 sbarca a Georgetown il marchese de Lafayette, venuto per combattere al suo fianco. In terra le armi e le truppe francesi appoggiano gli americani. Sul mare gli ammiragli de Grasse e de Steen fanno prodigi, riportando numerose vittorie. E infine la battaglia di Yorktown. Il posto, difeso dagli inglesi di Cornwallis, bloccato dalla flotta dell'ammiraglio de Grasse, attaccato dalle forze franco-americane di Rochambeau, Lafayette, Lincoln e Washington, capitola il 19 ottobre 1781. Questa battaglia mette praticamente fine alla guerra di indipendenza.
Ma per gli armamenti è servito molto denaro e la Francia ha finanziato il costo della guerra americana. Franklin, infaticabile, ha comprato armi e munizioni subito trasportate dall'altra parte dell'oceano, stipulando per il suo paese gli accordi per il finanziamento e le modalità per la restituzione. A Versailles si rallegra per le avviate trattative di pace con l'Inghilterra ed è certo che la guerra si concluderà vittoriosamente. Benjamin Franklin è ovunque festeggiato. Il re e la regina in persona partecipano agli omaggi resi all'ambasciatore americano. Nel settembre del 1783 il trattato di pace è finalmente firmato. È la conferma della vittoria franco-americana e dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Benjamin Franklin ha concluso la sua missione, ma i suoi doveri diplomatici non lo allontanano per quanto è possibile dal grande interesse che nutre per il progresso della scienza. In questo anno, il 1783, Parigi vede iniziare l'era dello spazio e dei viaggi aerei. I pionieri dell'aria compiono i primi voli. L'uomo si stacca da terra e Benjamin Franklin assiste a tutte le ascensioni. Prima al volo di Montgolfier a Versailles, poi il 19 ottobre 1783 al primo volo di un aerostato con passeggeri a bordo. Pilatre de Rosiers e il marchese d'Arlan traversano la Senna a 500 piedi di altezza. Franklin assiste inoltre alle escursioni di Charles e Robert che si innalzano a 2000 piedi di altezza grazie ad un aerostato gonfiato a idrogeno. Ma Franklin deve tornare agli affari di Stato. Ancora scartoffie, sempre scartoffie. Benjamin Franklin è stanco, molto stanco e invecchiato. La guerra è finita, l'America lo reclama ed egli lascia Parigi per far rientro in patria. Dal suo lontano paese non cesserà di testimoniare la sua amicizia per la Francia. Se non avessi patria, vorrei finire i miei giorni a Parigi. Amo la Francia e ho mille motivi per amarla. Il 17 aprile 1790 si spenge a Filadelfia. La sua morte, dice Condorcet, fu un giorno di dolore per gli amici della libertà nei due mondi. E Vic d'Azyr, all'Accademia di Medicina, proclamò: un uomo è morto e due mondi lo piangono. Quando i mulini erano bianchi, pannocchie, un nuovo sapore, con la bontà del mais e il colore del sole. Domattina, pannocchie del mulino bianco, quelle con dentro anche la bontà del mais. Mangia sano, torna alla natura con i biscotti del mulino bianco Barilla. Quasi un secolo, da quando il dentifricio pasta del capitano veniva preparato artigianalmente, con amore e con cura, con materie prime scialtissime. Le stesse che entrano ancora oggi nella pasta del capitano, prodotta in laboratori modernissimi. Pasta del capitano, il dentifricio morbido, cremoso, per l'igiene della vostra bocca. Fatto di cose buone, semplici, oneste. Pasta del capitano, preparato con cura dalla farmaceutici dottor Ciccarelli, dal 1821. Mia suocera vuol farmi credere che la caramella balsamica Victor se respira vivo si sente nella gola e anche nel naso. Nel naso, l'avrà visto in TV. Nel naso.
È vero. La caramella balsamica Victor si sente nella gola e si sente nel naso. Allora mia suocera ha ragione. Sai come ti va se cominci a Reggie Gillette? Ti senti meglio, sei giusto, sei a posto, ok? Con il bilama che la faccia sa trattare, il bilama per incominciare. Comincia bene, comincia a Reggie Gillette. Compri un vestito nuovo bello come questo. Domani. Sempre domani. Sì, quando papà ci aumenta lo stipendio. E intanto io che mi metto? Ah, perché questa gonna non è carina. È da buttare, secondo te? Sfida, è appena lavata. Ma il vestito nuovo è un'altra cosa. Fiducia, fiducia. Vedrai che papà arriva a casa con una barca di soldi. Dai, metti questa gonna. Guarda che colori. Guarda che colori, guarda che bianco, guarda che pulito. Senti, puoi dire quello che vuoi, ma Ava mi aiuta da anni, senza deludermi mai. Ava mantiene le sue promesse. Promesse, promesse. No, fatti, fatti. Per esempio, lo sporco che mi portate in casa, Ava lo toglie facile facile. E poi, il fustino di Ava è sempre pieno. Ha 7 etti in più, 4 bucati gratis. Sarà papà con una barca di soldi. Salve a tutti. Beh, che c'è? Allora, non vi piace? Trasmettiamo il telefilm Il delitto è il miglior amico dell'uomo, della serie Cuore e Batticuore. Questo è il mio capo, Jonathan Hart, un miliardario che si è fatto da sé, un tipo molto in gamba. E questa è la signora Hart, gran bella donna, veramente degna di lui. Ah, dimenticavo, io sono Max,